Il Consiglio regionale si ferma per ricordare le vittime della guerra, soprattutto i bambini. Ormai è trascorso più di un mese dall'invasione russa. La seduta si svolge nella stessa giornata in cui il premier ucraino Zelensky interviene al Parlamento italiano. C'è una prima importante variazione del bilancio di previsione della regione toscana. Viene approvata non senza qualche scintilla, non tanto nel merito dei singoli provvedimenti, quanto sui nuovi scaglioni dell'addizionale regionale dell'IRPEF e sulla possibilità di cumulo delle cariche di presidente e amministratore delegato nelle società partecipate. Approvati anche i bilanci di Fondazione Sistema Toscana, dell'Agenzia Toscana Promozione Turistica, dell'Ente Acque Umbro Toscana e dell'ARTI, l'Agenzia per l'Impiego. Contro le mafie l'impegno continua, deve coinvolgere tutti fin da giovani. Il 21 marzo si è celebrata anche qui la Toscana in memoria delle vittime innocenti delle mafie. Il Consiglio regionale ha incontrato gli studenti che partecipavano all'iniziativa organizzata da Libera. Infine parleremo del bando del Corecom della Toscana e del CESVOT sulla comunicazione sociale La Toscana che fa bene, della visita a Sollicciano del garante dei detenuti e della prima commissione del Consiglio. Zelensky parla al Parlamento italiano, molte assenze ma tra i presenti anche applausi e commozione. Accade martedì 22 marzo al mattino. Nel pomeriggio il Consiglio regionale comincia con un pensiero alle vittime della guerra, soprattutto a quei minori che sono stati uccisi dalle bombe e dai cecchini. È stata una scelta che ho fortemente voluto per ricordare i 117 bimbi che purtroppo sono morti, uccisi da questa atroce guerra. È un modo con cui abbiamo voluto ricordare anche tutte le vittime della guerra. Un minuto di silenzio è un messaggio forte che noi vogliamo mandare e chiediamo che presto possa finire questa guerra e che si ritrovi la pace. Noi come Toscana stiamo facendo tutto quello che possiamo fare per accogliere i profughi ucraini. Guardate, ogni mattina per venire al lavoro passo sotto la questura di Pisa e vedo tante donne, tanti bimbi, lo sguardo spento. Ecco, io mi auguro che noi non solo possiamo accoglierli, possiamo includere ciascuno di loro e farli sentire a casa propria, sperando che quel sorriso spezzato da questa atroce guerra possa tornare a splendere più forte di prima. Il flusso dei profughi continua, i numeri crescono anche qui, per questo le regioni chiedono ora più risorse allo Stato, se ne fa portavoce lo stesso Presidente della Giunta. Finora mi sembra che la Toscana, con questo modello che vede presenti l'accoglienza negli alberghi di primo contatto quando arrivano, nei CAS nel momento in cui si cerca di dare più stabilità, e nelle abitazioni private di persone generose che si mettono a disposizione. Poi spesso gli ucraini sono donne e bambini, perché gli uomini sono a difendere la loro libertà dall'aggressione di Putin. È evidente che noi abbiamo bisogno di risorse per poter fronteggiare quello che sarà un'emergenza sempre più forte. Però in questo momento cerchiamo di valorizzare l'aspetto solidaristico e ricco di valori di una popolazione toscana che ha accolto in modo molto serio e molto partecipe quello che è l'emergenza che vive il popolo ucraino. La maggioranza vota e approva la prima variazione del bilancio di previsione 2022-2024, contrarie le opposizioni. Ma cosa prevede questo ritocco alla manovra che è stata approvata a dicembre in una fase di profonda incertezza sui trasferimenti statali? In sintesi, il primo punto è quello delle aliquote IRPEF, gli scaglioni da 5 diventano 4 e cambia dunque anche l'addizionale regionale. I tecnici calcolano che l'incremento sarà di circa 450.000 euro per 150.000 toscani che guadagnano più di 50.000 euro, ci saranno circa 3 euro in più di imposta. Poi un contributo straordinario alla provincia di Lucca per realizzare il ponte sul Serchio, servono in più 3,5 milioni. 150.000 euro vengono concessi al comune di Palazzuolo sul Senio per un nuovo presidio sociosanitario. Ancora 250.000 euro vengono concessi al comune di Buti per il ripristino della frana, di cui abbiamo parlato molto anche nei nostri telegiornali. Per le società totalmente partecipate dalla regione, il provvedimento rende possibile il cumulo delle cariche e dei compensi di presidente e amministratore delegato. Il Consiglio regionale ha approvato una manovra che comporta una variazione al bilancio di previsione che per il 2022 supera i 900.000 euro, è di 450.000 euro sul 2023 e di oltre 4 milioni di euro per il 2024.
Sul fronte delle entrate si registra un aggiustamento delle aliquote e degli scaglioni dell'addizionale regionale all'IRPEF, all'imposta sulle persone fisiche, in adeguamento alle indicazioni che vengono dalla legge di stabilità del governo. Questo comporterà un maggior introito di circa 450.000 euro all'anno, che andrà però a colpire i ceti medio-alti della popolazione. Ci sono infine alcuni emendamenti, tre, presentati direttamente nel dibattito in aula dal Presidente Giani. Un contributo all'Università di Firenze per un progetto di studio, uno per realizzare spazi di co-working, uno per un contributo straordinario a favore del Comune di Empoli per interventi alla rete idrica in località Molin Nuovo. Questi interventi sono collegati alla vicenda dell'inquinamento da Cheu. Le critiche arrivano da tutto il centrodestra, in particolare sull'IRPEF e sulla questione di Firenze Fiera, in cui il presidente assomma anche la carica di amministratore delegato. Tutto ci saremmo aspettati in un periodo come questo, forse il periodo più drammatico degli ultimi 50 anni, quando sembrava fossimo arrivati alla fine dei due anni terribili della pandemia, arrivano i danni della guerra tra Russia e Ucraina, il bilancio della Regione Toscana arriva in aula e cosa scopriamo? Che le preoccupazioni della Regione sono, da una parte, aumentare le tasse e dall'altra garantire il raddoppio degli stipendi ai manager pubblici. Siamo allibiti da tutto questo. In realtà non si tratta di un aumento delle tasse, peggio ancora, si tratta dell'aumento dell'aliquota regionale IRPEF puntata su chi guadagna tra i 50 e i 55 mila euro lordi all'anno. Si tratta dei soliti 145 mila, 150 mila circa cittadini toscani, che altro non sono che i giovani imprenditori, le partite IVA, le ditte individuali, i baristi, i ristoratori, i liberi professionisti, gli avvocati, i commercialisti. L'aumento dell'IRPEF, si sente dire, è irrisorio e non interessa a tutti i contribuenti. Su questo convergono tutti i consiglieri, anche quelli della Lega, che però contestano il metodo e il principio utilizzati. La prima volta viene rotto il tabù dell'invarianza della pressione fiscale, perché di poco ma qualcosa aumenta e noi siamo preoccupati in prospettiva. Perché? Perché di fatto non abbiamo ancora rassicurazioni per quanto riguarda il debito in materia di sanità delle aziende sanitarie. Vorremmo avere rassicurazioni al riguardo al più presto, anche perché l'adeguamento alle aliquote, le nuove aliquote IRPEF avrebbe potuto avvenire in forma diversa, senza portare a un lieve ma pur effettivo aumento della pressione fiscale. Altre regioni hanno perseguito questa strada. In più certamente non rientra tra le priorità dei toscani quello di compensi dei manager delle partecipate della Toscana. Anche per oggi non si vola, il Pegaso non riprende a volare e tutto questo per colpa della maggioranza di centro-sinistra. Critico il Movimento 5 Stelle, nessun avvicinamento su questo con il PD, come spiega in TV la consigliera Noferi. Siamo a marzo e la Regione fa una variazione di bilancio su interventi spot completamente slegati da una programmazione organica e coglie l'occasione essenzialmente di aumentare gli stipendi ai presidenti del Consiglio di amministrazione che possono cumulare il reddito come amministratore delegato. Visto il periodo di grande incertezza e crisi economica, riteniamo questa decisione veramente fuori luogo e anche un messaggio veramente sgradevole verso i cittadini che tutti i giorni sono a combattere con le difficoltà economiche, della mancanza di lavoro e tutto quello che sappiamo benissimo legato sia all'aumento dei costi dell'energia che delle materie prime e anche delle derrate alimentari. La maggioranza come risponde? La parola la diamo al capogruppo di Italia Viva, Stefano Scaramelli, che contesta queste critiche, anzi rovescia la questione. Ma un voto positivo, si conferma la volontà di Italia Viva di questo anno di non aumentare le tasse, una battaglia politica che abbiamo condotto e anche in questa prima variazione la riconferma praticamente anche dell'addizionale IRPEF, degli scaglioni, così come delle tariffe, per noi è un elemento importante. Non era il momento di aumentare le tasse, siamo stati in grado di adeguare le nostre previsioni fiscali alle previsioni di riduzione fiscale che sta avvenendo a livello nazionale. Questo è positivo in delle settimane che sono molto dure per tutti i cittadini
toscani come per tutta Italia, dove il caro bollette diventa insostenibile, la riduzione fiscale che sta avvenendo a livello nazionale, l'assegno unico per la famiglia e la piccola forma di riduzione che proviamo a fare a livello regionale può cercare di alleviare quello che è un aggravio che altrimenti rischia di essere insostenibile per le famiglie toscane. Infine la consigliera del gruppo misto che è all'opposizione ribadisce le critiche all'adeguamento dell'addizionale IRPEF. Avevamo cercato di neutralizzare, proprio in virtù della contingenza economica che ci troviamo a vivere, l'impatto immediato sulle tasche dei cittadini di questo emendamento. Questo non è stato possibile, paradossalmente, perché avremmo intaccato un fondo che va a preservare le perdite delle società partecipate. Tutto questo sarebbe quasi comico se non avessimo oggi in bilancio un'altra misura, che è quella che sostanzialmente consente il compenso nelle società partecipate di cumulare le indennità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, laddove è previsto. Allora, capite bene che questo è quasi un paradosso. Dall'altro non si trova un muro contro muro quando si vuole evitare un aumento della pressione fiscale, dall'altro si va a premiare quelli che in qualche maniera sono protetti paradossalmente da quei fondi che coprono le perdite delle società. Torniamo infine dal Presidente della Commissione Giacomo Bugliani, che ribadisce che questa non sarà l'ultima variazione. Si tratta della prima variazione al bilancio regionale, a cui ne seguiranno presto delle altre, destinate ad offrire risposte concrete al territorio toscano e a molte delle esigenze che la comunità, con la fase di superamento della pandemia, attende. Numerosi i bilanci che il Consiglio regionale ha approvato durante l'ultima seduta. Quello di Arti, intanto, l'Agenzia per l'Impiego vale 67 milioni ed è in pareggio. Ha coinvolto nel 2021 234.000 utenti, ha aumentato il personale, che era quello dei centri per l'impiego, di quasi il 50%, ora sono 650 gli addetti. Le opposizioni hanno votato contro, vale 5 milioni invece il bilancio di Ente Acque Umbro Toscane, approvato a maggioranza, particolarmente aspro. Il dibattito sul bilancio di Fondazione Sistema Toscana. Si votava quello di esercizio 2020, in ritardo, certo, e questo è un motivo di contestazione da parte dei gruppi di opposizione. Risponde la Presidente della Commissione Cultura, c'è stato un rallentamento per la pandemia ed è cambiata la direzione, ma adesso il volume di attività cresce. L'unica pecca che ha è di essere un'approvazione tardiva, perché era il bilancio del 2020 che ha avuto alcune vicende che hanno richiesto approfondimenti. Ma ad oggi il bilancio è, prima cosa, un bilancio inutile della Fondazione, che quindi è un saldo positivo, è un bilancio che ha ricevuto alla fine tutte le approvazioni degli enti di controllo, gli organismi di controllo interni ed esterni, ed è un bilancio che ha consentito di verificare per l'ennesima volta come questa Fondazione sia un organismo indispensabile per le attività dell'ente Regione Toscana sui fronti della promozione turistica, nelle sue connessioni con la promozione e il sostegno all'offerta culturale, cioè si occupa di quel settore di cerniera che consente di trasformare la nostra identità culturale, il nostro patrimonio culturale in motori, generatori di offerta turistica e quindi di economie anche nel campo turistico oltre che nel campo della cultura. Abbiamo votato in commissione qualche giorno fa, è passato a maggioranza. Noi diciamo, cosa c'è che non va in Fondazione Sistema Toscana? Qualcosa c'è che non funziona. Lo dicevamo anche negli altri anni, va avanti con il 90% di soldi regionali, quindi è giunto il momento di fare una riflessione su questa fondazione e anche su Toscana Promozione, perché per certi versi si assomigliano e quindi secondo noi forse ci vorrebbe un'unica regia. Tutte le opposizioni contestano con diverse ragioni questo bilancio. Questa fondazione è una duplicazione di un altro organismo come Toscana Promozione e Sviluppo, hanno praticamente le stesse finalità, si discostano leggermente, però le risorse che impiegano sono ingenti. Si parla di 10 milioni di euro l'una e 9 milioni di euro l'altra. Fondazione Sviluppo Toscana è finanziata per l'87% dalla Regione Toscana, quindi sono soldi pubblici che in questo momento di crisi potrebbero essere
dirottati su aiuti a favore delle famiglie che non riescono ad arrivare in fondo al mese, alle imprese che si trovano di fronte ai maggiori costi per l'energia elettrica. Quindi non capisco come mai non si arrivi a una razionalizzazione delle risorse e anzi si usino queste fondazioni un po' come dei meccanismi per creare lavoro. Il confronto addirittura si infiamma quando le opposizioni, a fronte di quella che definiscono una gestione negativa, pongono il tema della consulenza all'ex direttore. Fondazione Sistema Toscana ha avuto per 17 anni lo stesso direttore generale, un signore che ha percepito 115.000 euro di stipendio all'anno per fare male il proprio lavoro, e dopo 17 anni ha finito di fare il direttore generale della fondazione solamente perché è andato in pensione. E un minuto dopo che è andato in pensione il Consiglio regionale lo ha nominato nella deputazione di Monte dei Paschi di Siena, cioè gli ha dato un'altra nomina. Già questo basterebbe secondo me a far attenzionare questa situazione. Non è tutto, c'è di più. Evidentemente lo stipendio che si prende in deputazione del Monte dei Paschi di Siena e la pensione che ora questo signore percepisce sono ben lontani dai 115.000 euro che percepiva quando era direttore di Fondazione Sistema Toscana, e allora Fondazione Sistema Toscana in affidamento diretto gli dà una consulenza da 50.000 euro. In una nota il capogruppo del Partito Democratico, ribadendo la valutazione positiva sull'ente espressa già da Cristina Giachi, ritiene tuttavia inopportuno l'incarico all'ex direttore. Via libera anche al bilancio di previsione di Toscana Promozione Turistica, 20 sì, 14 no. L'agenzia svolge attività di promozione turistica attraverso l'organizzazione diretta di iniziative e la partecipazione a progetti di promozione nazionali e internazionali. Per il 2022 e il 2023 ci sono 4.250.000 euro per la promozione e per il funzionamento. Veniamo da due anni di Covid che hanno messo in ginocchio il nostro sistema turistico. È un bilancio che logicamente è ancora di transizione, che porta 10 milioni in dote appunto per trovare, diciamo, stimoli e progetti per il rilancio di un settore che è fondamentale per tutti noi. Le opposizioni però non sono affatto convinte e votano contro. Il nostro petrolio è il turismo, noi abbiamo un giacimento petrolifero non in ogni città, non in ogni comune, ma in ogni borgo, in ogni piazza. Ecco, pensiamo che Toscana Promozione faccia molto male il proprio lavoro, che ci sarebbe da poter avere un intervento molto più efficace, molto più importante. Per questo abbiamo votato convintamente contro quel bilancio, così come abbiamo votato contro il bilancio dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego. Ma soprattutto noi siamo rimasti profondamente delusi dall'assenza di dibattito in aula. Tra gli atti che vengono approvati c'è anche la nomina del comitato direttivo del Parco della Maremma. Sentiamo dal dibattito in aula. Il consiglio direttivo che proponiamo a quest'aula è così composto: Cutini Laura, Donati Domenico e Goracci Fabrizio, designati dalla comunità del parco. Pezzo Francesco, designato dalle associazioni ambientaliste WWF, delegato della Toscana, Lega Ambiente, FIAB di Grosseto, associazioni Tartamare, APS. È stato invece individuato il dottor Ricca Leandre Cristofar, designato dall'associazione di categoria delle attività produttive di Grosseto. I gruppi del Consiglio regionale centro-sinistra e centro-destra hanno indicato Barsellini Letizia e Vaziano Maria. Come dicevo prima, ringrazio i colleghi dei gruppi che hanno avuto la sensibilità di individuare due validissime persone. Sulla parità di genere, che qui viene dunque garantita, c'è un rilievo del consigliere Stella di Forza Italia. Dice: se la Regione ha l'ultima parola ed è l'unico ente tenuto a farlo, inevitabilmente si potrà creare un paradosso. Cioè, è inutile che noi facciamo una legge sulla parità di genere, sulle nomine del Consiglio regionale, se non diciamo agli altri che quello che fanno loro ha una valenza anche per noi, perché lo dico qua, senza ombra di dubbio di essere smentito, questo Consiglio regionale, quando vi saranno nomine compartecipate, dovrà fare solo donne. Dovrà fare solo donne. Io sono contrario al fatto che da solo donne. Quindi questo tema lo pongo all'attenzione di tutti i consiglieri regionali, perché gli altri non ci daranno mai le donne. Allora, quella legge ha questo limite.
Il 21 marzo si è celebrata la giornata della memoria delle vittime delle mafie. Il Consiglio regionale lo ha fatto con un'iniziativa pubblica al Teatro della Compagnia con tanti studenti organizzata da Libera, che denuncia la situazione seria anche qui da noi. In Toscana stiamo vivendo un momento anche molto difficile perché ci sono delle inchieste consistenti che si allargano sempre di più, che mostrano sempre di più correlazione tra di loro, per cui la grande pagina purtroppo dell'inchiesta sul CEU ci ricorda che le propaggini arrivano persino in Val d'Arno. La questione di Livorno non è soltanto quella del porto della città, ma dei porti toscani in quanto tali, per quanto riguarda appunto l'arrivo massivo di sostanze stupefacenti nella nostra regione per tutto il resto d'Italia. E appunto citare le inchieste sulla Maremma significa rendersi conto che non siamo più di fronte a una regione che ha dei territori intonsi da questo punto di vista, e quindi l'impegno deve essere radicale e noi cerchiamo di costruirlo su basi nobili, come per esempio il ricordo di tutti coloro che hanno lasciato, che hanno sacrificato la loro vita per il bene di tutti, per la giustizia, per un'Italia libera dalle mafie. Presto saranno trascorsi 30 anni esatti dai terribili attentati in cui persero la vita prima il giudice Falcone e la sua scorta, poi il giudice Borsellino con la scorta, magistrati simbolo della lotta alla mafia. E così a Firenze è intervenuto il procuratore della Repubblica, Giuseppe Creazzo. C'è un rischio grosso, secondo lui. Il pericolo maggiore è quello di sottovalutare le mafie e i fenomeni mafiosi, perché non ricorrono più o non ricorrono più tanto ad azioni violente ed eclatanti. La stagione delle stragi è finita, è stata acquisita dalle mafie, dalla Cosa Nostra, ma anche dall''Ndrangheta, dalla consapevolezza che non conviene sfidare apertamente lo Stato, ma conviene, come hanno sempre fatto storicamente, infiltrarsi senza far troppo rumore. E quindi l'attenzione deve essere ancora più importante. Le inchieste giudiziarie anche in Toscana dimostrano che il pericolo è grave. Abbiamo fatto numerose indagini che hanno consentito di accertare che le mafie investono, si infiltrano, cercano di incunearsi anche all'interno di imprese, di acquisire favori dalle istituzioni. Parla allora della necessità di un impegno veramente condiviso il Presidente del Consiglio regionale. Noi dobbiamo sempre stare dalla parte giusta della storia, quella che combatte contro le mafie, quella che tutela la legalità, e dobbiamo farlo tutti insieme con un patto sociale, istituzioni, forze dell'ordine, scuole, ragazze, ragazzi. È una sfida collettiva, è un cambio culturale che noi dobbiamo proporre. Insieme i membri della Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale e il Garante dei detenuti cominciano le visite nelle carceri toscane. Prima tappa, Sollicciano, il più grande. La visita è stata particolarmente istruttiva, soprattutto nella parte in cui tutti i detenuti che abbiamo ascoltato hanno insistito sul desiderio di avere una formazione in uscita dal carcere per poter trovare un lavoro e per poter reinserirsi decorosamente all'interno della società. Ecco la valutazione del Presidente e del Vicepresidente della Commissione, sempre all'esterno del carcere. Sollicciano è il carcere più importante della regione toscana, il più popolato. Ci sono problemi ormai da lungo periodo di carattere strutturale. Fortunatamente è rientrato il tema del sovraffollamento che ha caratterizzato per tanti anni questa struttura. Ma ci sono problemi che riguardano la quotidianità dei detenuti, il modo in cui vivono, il modo in cui interagiscono all'interno dell'istituto, e anche il personale penitenziario, che deve avere un'adeguata formazione, deve essere sufficientemente supportato. Ci deve essere l'impegno delle istituzioni perché ecco, vi sia un'attenzione per questo mondo nella sua complessità e nella sua interezza. Noi in prima commissione continueremo il nostro impegno affinché ecco, vengano trattati veramente i problemi dei toscani. Nelle ultime ore è stata presentata qui a Palazzo del Pegaso una nuova significativa iniziativa, frutto del lavoro del CORE, come il Comitato per le Comunicazioni, insieme alla CESVOT, il Centro Servizi del Volontariato Toscano. È il primo concorso per la miglior comunicazione sociale in Toscana, si intitola, non a caso, La Toscana che fa bene. Ne parleremo più ampiamente la prossima settimana, ancora in Regionando. Vi ricordo solo che la scadenza del bando, che trovate sul sito del CORE della Toscana,
è il prossimo 15 aprile, quindi enti pubblici, privati e del privato sociale possono partecipare. Naturalmente sarà un modo anche per far conoscere le buone pratiche nella comunicazione sociale. Regionando torna tra una settimana, venerdì prossimo sarà il 1° aprile alle 21:15, sempre dopo il TG della sera.